Buongiorno, in questa lezione affronteremo esercizi sulle trasformazioni di grafici di funzioni. Probabilmente hai già visto nella lezione precedente che ci sono alcune funzioni il cui grafico può essere ottenuto semplicemente come trasformazione del grafico di una funzione nota, molto spesso del grafico di una delle funzioni elementari. Allora, in questa lezione, quando si parlerà di trasformazioni, faremo riferimento, come nella precedente, solo alle traslazioni, alle simmetrie, alle contrazioni e alle dilatazioni. Risolvendo questi esercizi, impareremo a riconoscere quando una funzione è di questo tipo, cioè il suo grafico può essere tracciato applicando una o più trasformazioni al grafico di una funzione nota, e a disegnare anche il suo grafico attraverso appunto le trasformazioni. Esercizio 1. Dal grafico della funzione f di x uguale x più 1 alla seconda meno 1, determina, applicando le necessarie trasformazioni, il grafico della funzione g di x nei seguenti casi. Questo è un esercizio di base che serve per richiamare quali sono i casi in cui si può tracciare il grafico di una funzione applicando una delle trasformazioni che ho citato poco fa, quindi una traslazione o una simmetria rispetto ad uno degli assi cartesiani, oppure una contrazione o una dilatazione. Ora, se vogliamo disegnare g di x uguale valore assoluto di f di meno x più 1, possiamo farlo attraverso più passi. Prima di tutto potremmo disegnare il grafico di y uguale f di x più 1 e questo lo possiamo fare applicando al grafico di y uguale f di x una traslazione orizzontale verso sinistra. Traslazione verso sinistra di 1. Poi possiamo disegnare il grafico di y uguale f di meno x più 1. Questa funzione è ottenuta dalla precedente cambiando segno alla variabile indipendente x e quindi il suo grafico si può ottenere effettuando una simmetria del grafico della funzione precedente rispetto all'asse y. In questo modo possiamo disegnare il grafico della funzione assegnata, che è il valore assoluto della funzione precedente. Quando vogliamo tracciare il grafico del valore assoluto di una data funzione, possiamo farlo lasciando ferme le parti del grafico di quella funzione. Esercizio 2. In ciascuna delle seguenti figure sono mostrati i grafici di due funzioni, in rosso quello di y uguale seno di x e in blu quello di un'altra funzione che chiamiamo y uguale g di x. Il grafico di g di x si può notare che è ottenuto dal grafico di seno di x attraverso una delle trasformazioni che abbiamo studiato. L'esercizio chiede di scrivere qual è l'espressione analitica di g di x. In questo esercizio ci viene quindi chiesto di fare il lavoro inverso di quello che abbiamo fatto nell'esercizio precedente, cioè prima avevamo l'espressione analitica della nostra g di x e dovevamo disegnarne il grafico. Ora abbiamo il grafico della g di x e dobbiamo ricavarne l'espressione analitica. Nel punto A puoi vedere facilmente che
Il grafico della funzione blu è ottenuto effettuando una contrazione orizzontale di un fattore 2 del grafico della funzione rossa, mantenendo ferma l'intersezione del grafico della funzione rossa con l'asse y. Una contrazione del grafico di questo tipo equivale nell'espressione analitica della funzione a moltiplicare di un fattore 2 la variabile indipendente della funzione di partenza della funzione rossa, che è y uguale seno di x. Quindi tutte le volte che c'è una costante moltiplicata alla variabile indipendente di una funzione, nel grafico si ha una contrazione se la costante è maggiore di 1 o una dilatazione se la costante è minore di 1. Punto B. Se vogliamo tracciare il grafico di questa funzione, possiamo farlo tracciando prima quello di y uguale 1 su x, che è una funzione elementare il cui grafico l'abbiamo già visto nella lezione dedicata alle funzioni elementari. E poi possiamo tracciare quello della funzione assegnata, funzione assegnata che si ottiene sommando alla variabile indipendente x meno 1 e poi sommando alla funzione così ottenuta, tutta la funzione così ottenuta, ancora 2. Y uguale 3 logaritmo di x meno 2. Partendo dal grafico di y uguale al logaritmo di x, possiamo prima tracciare il grafico di y uguale al logaritmo di x meno 2 e poi quello di 3 logaritmo di x meno 2. Questo è il grafico di logaritmo di x. Tracciare quello di y uguale al logaritmo di x meno 2 significa traslare quello del logaritmo di x verso destra di 2. Punto B, y uguale valore assoluto di seno di x mezzi. Possiamo rappresentare il grafico di questa funzione partendo dal grafico di y uguale seno di x, rappresentando poi quello di y uguale a seno di x mezzi. Poi quello del valore assoluto di seno di x mezzi, che è la nostra funzione assegnata. Allora, questo è il grafico di y uguale seno di x. Rappresentare il grafico di y uguale a seno di x mezzi equivale a effettuare una dilatazione di un fattore 2 del grafico di y uguale a seno di x. In questo modo considera alcuni punti significativi come gli zeri e le punte del grafico di y uguale seno di x e dilata, cioè moltiplica per 2 le loro ascisse. Ora il grafico della funzione valore assoluto di seno di x mezzi è quello che vedi sulla lavagna, che ottieni